Stadio Zaccheria sold out, 11.500 spettatori, andata dalla semifinale playoff di fronte Foggia e Pescara. Zeman sfida il suo illustre passato, incrocio con Delio Rossi, suo allievo, suo capitano, ma anche ex allenatore del Pescara. Match dunque dai mille risvolti, biancazzurri privi di Brosco, Milani e Palmiero, tutti squalificati. Zeman non sceglie Crescenzi ma Paolo Gozzi, debutto assoluto per il 22enne italo-nigeriano a sinistra, schierato terzino, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa. Torna Mesic nel cuore della difesa, centrocampo Aloy per Palmiero davanti, attenzione, conferma per Cupone, panchina per il rientrante Lescano, entrerà all'inizio della ripresa per contro 3-5-2, rientri di Garattoni sulla fascia destra e di Roberto Oguzzei in attacco al fianco dell'italo argentino Diego Peralta, assenti Rutiez causa squalifica, Oger, Beretta, Frigerio e il portiere Thiam, tutto pronto per l'inizio della partita. L'arbitro del match è Paride Trebolada della sezione di Monza, gli assistenti Regattieri di finale Emilia, Ravera di Lodi, quarto uomo Galipò della sezione di Firenze, inquadrati due allenatori, Rossi del Foggia, Zeman del Pescara, i due grandi ex. Comincia così la partita, un avvio difficile per il Pescara perché scatta forte dai blocchi il Foggia, siamo naturalmente soltanto al primo minuto di gioco, guardate che succede, la pressione fatta con i tempi giusti della formazione rossonera, c'è Garattoni, palla per Bjarkason, il suo traversone, quindi Schedetti che apparecchia per Peterman, sinistro di prima intenzione, nulla da fare per Plizzari, il Foggia avanti 1-0 dopo un minuto e 15 secondi, dunque Peterman sblocca il punteggio, il classe 94, trascorsi anche nel Teramo 6 mesi della stagione 2016-2017, gran sinistro, lo conosciamo, il capitano del Foggia, porta avanti la formazione di Delio Rossi e questo è l'ottavo gol in stagione per Davide Peterman, passato, meglio cresciuto nel Palermo, vediamo la più angolazione, il gol nulla da fare per Prinzari, poteva uscire meglio comunque, Raffia che ha dato troppo spazio ma grande merito va ascritto a Peterman, pressione fatta con i tempi giusti da parte del Foggia che qui spaventa ancora il Pescara sul cross di Costa, il palo, la volée di Oguzzei che timbra il palo a destra di Plizzari, dunque Plizzari graziato, Foggia che è partito fortissimo in questa gara 1-0 e c'è la replica della Pescara con questa azione dei biancazzurri, manca l'intervento delle Monache, poi Craia per Gozzi, il suo sinistro a pelo d'erba si fa trovare pronto, reattivo, dal masso, classe 2000, l'anno scorso è stato proprio valorizzato da Zeman, ex L'Aquila, 15° minuto, siamo dall'altra parte, azione, capovolgimento da parte della formazione foggiana col destro di Garattoni dopo un velo intelligente di Bjarkason, la respinta di Plizzari, poi il recupero palla, Caparbio in questa circostanza, Craia e c'è il contropiede con il Foggia scoperto, quindi Cupone per Aloy che carica il destro, il braccio alto che è staccato dal corpo di, del numero appunto 4 Conte, che il calcio di rigore perché il fallo è commesso in area nei 16 metri avversari, viene ammonito Conte che salterà per squalifica il prossimo turno, o meglio il ritorno sul punto di battuta, Raffia che spiazza dal basso 1-1 al 23° minuto nel corso del primo tempo, dunque pareggia i conti il Pescara con il franco tunisino al primo, alla prima gioia, alla prima soddisfazione con la maglia del Pescara, un gol importantissimo perché l'inizio del Pescara è stato oggettivamente difficile col gol di Peterman, il palo di Oguzzei e poi su una controfuga rapida, su un capovolgimento repentino, grandissima azione di Craia, il calcio di rigore trasformato da Raffia e poi qui ci prova Merola, l'unica azione degna di questo nome del primo tempo, si è liberato benissimo il suo sinistro radente che non sorprende il portiere dal masso che riesce a rifugiarsi in calcio d'angolo, poi ancora Raffia, pallone morbido per Cupone, posizione di offside, va a segno, tutto fermo, c'è il check del VAR, il VAR che è entrato in scena a partire da queste semifinali, dunque tutto fermo, guardate, insomma si vede anche ad occhio nudo la posizione irregolare di Cupone che va a segno, si rimane sul punteggio, sul parziale di 1-1, quindi 44esimo, controfuga della formazione
formazione di casa. Bjarkason, ancora una spina nel fianco, il colpo di testa poi di Schemetti con il secondo legno colpito, timbrato dalla formazione di Delio Rossi. Bjarkason sicuramente uno dei migliori della squadra di casa, andrà a segno nella ripresa. Bjarkason, classe 2000, in prestito dal Venezia. Siamo al 44esimo, capovolgimento di fronte, c'è il destro di Rafià che viene respinto a pugni chiusi da Dalmasso, e poi il tentativo di Merola con il pallone che termina altissimo sopra la traversa della porta difesa da Dalmasso. Tre sostituzioni alla ripresa, esce Plizzari per un problema di natura muscolare, evidentemente al suo posto Daniello all'esordio assoluto, classe 2003, entrano anche Lescano e Colai, escono Merola e Delle Monache. Qui c'è il primo, la prima conclusione pericolosa del secondo tempo, cuppone di testa servito proprio da Lescano in posizione di ala destra, l'italo argentino. Attenzione, dopo tre minuti all'inizio del secondo tempo, il numero di Lescano, il palleggio e poi questo gol bellissimo, perché Lescano praticamente prende il tempo e lo spazio a Conte che fa un gol favoloso. Terzo minuto della ripresa, al 20° centro in stagione per Facundo Lescano sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Aloy. È stato sorpreso nettamente il portiere Dalmasso, ma davvero un gol di raro pregio. Facundo Lescano che al primo pallone toccato, anzi al secondo perché in una prima occasione aveva propiziato l'assist per il colpo di testa di Cuppone, dunque porta in vantaggio la formazione biancazzurra. Tutto questo al terzo minuto. Ma attenzione, il Pescara smette di giocare, c'è il pareggio alla 60esimo di Bjarkason, 1-2 con Ogunseye. Lì bisogna chiudere, bisogna stare più attenti, il Pescara si distrae all'altezza dei 16 metri e Bjarkason punisce i biancazzurri con un destro che infila il giovane portiere Andrea Daniello. Ripetiamo, classe 2003, al debutto tra i professionisti, ex Teramo, ex Cagliari, sostituzione all'intervallo dell'infortunio Fortunato Plizzari, e questo è il gol numero 5 in stagione per Bjarkason, il terzo nei playoff. Inquadrati i due allenatori, Delio Rossi e Zeman, 2-2, 70esimo minuto. Il Foggia continua ad attaccare sull'out di destra, vediamo Peralta che poi serve Bjarkason, serie di finte, la grande parata di Daniello perché il pallone rimbalza davanti a lui, una parata tutt'altro che banale, anzi direi provvidenziale e decisivo da parte del classe 2003 che salva, porta il risultato. Poi ancora Foggia che ci crede con Schedetti, si libera, libera il destro e la palla viene respinta da un difensore del Pescara che quasi va ad immolarsi a protezione del suo compagno di squadra, il portiere Andrea Daniello. Dopo tre minuti di recupero finisce qui la partita, Foggia-Pescara 2-2, ogni discorso rimandato alla sfida dell'Adriatico, in programma giovedì alle ore 20:30.